Buona giornata e benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Questa settimana testeremo un altro prodotto della Parkside, il prodotto che c'era sul volantino la settimana scorsa. Quindi il trapano per il ferro è 18 volte con una batteria da 2 A. Anche questa settimana lo metteremo sotto sforzo e lo testeremo con un prodotto professionale. Questi sono i miei trapani che ho professionali che ho comprato nell'arco degli anni. Noi lo testeremo con questo prodotto che ormai ha 5 anni e ha quasi le stesse caratteristiche. Anche questo è dotato di motori a spazzola, ha una batteria da 1,5 A che era dentro nella scatola quando lo comprai dall'America, mi pare che era il 2014, 2013-2014. Ha sempre le classiche regolazioni che sono 17 regolazioni. Quello della Parkside ne ha molte di più. In più, quello della Parkside è molto più leggero, questo è molto più pesante. La quella della Parkside invece la batteria è da 2 A, non è da 1,5 A, quindi è leggermente più potente. Ha il classico LED per vedere quanto è carica la batteria. Anche questo ce l'ha in questa posizione. Questo è leggermente più potente, perché questo fa con la velocità 1 600 giri al minuto, con velocità 2 1600, 1800 giri al minuto, scusate. Questo invece a velocità 1 fa 400 giri al minuto e a velocità 2 1400 giri al minuto. Una cosa molto carina che ho trovato su questo trapano è l'alloggiamento per l'inserto. Non è come i classici standard che si trovano di solito come questo, che sono in ferro, sono su con una vite e alla fine li perdo, come vedete qua non ce l'ho, anche qua nel passare degli anni si è rotto. Questo è calamitato, come vedete, molto comodo. Ha il classico LED che è posto sotto, questa volta non è posto in alto come il trapano a percussione che avevamo recensito. In più ha il mandrino con il Rapid Block. Ciò vuol dire che basta inserire la punta, tenere il mandrino, alzare e la punta si bloccherà da sé. L'alloggiamento della punta è fino a un massimo di 13, quindi potete, come si chiama, alloggiare una punta fino a 13. Vi ho fatto vedere tutti e tre i miei trapani. Questo è quello nuovo, è quello che ho comprato quest'anno. È sempre chiaramente un Milwaukee, non è soltanto brushless, ma anche una nuova tecnologia che si chiama Fuel. Questo invece è il 12 volte, lo comprai l'anno scorso e ha le stesse caratteristiche, solo che è meno potente. Ho deciso di farveli vedere perché se siete interessati, se volete vedere un video dove mettiamo sotto sforzo anche dei prodotti di qualità un po' più alta, ve lo potete scrivere qua sotto se siete in un buon numero, creerò una recensione anche sui prodotti di fascia più alta, quindi professionali. Niente, ora cosa facciamo? Scendiamo dove c'ho il mio banco prova e testeremo i due trapani con delle punte del 4 e del 10 per il ferro, sul ferro, e in più proveremo anche con delle punte del legno, sempre della Parkside, così testeremo anche le punte del legno che ho comprato. E vedremo quanta differenza c'è tra i due. Hanno tutte e due comunque un caricabatterie che carica la stessa batteria, quindi questa è da 1,5 A e quella da 2 A. Questa promette, ormai lo so, carica una batteria da 1,5 A in 40 minuti e questo invece promette di caricarla in 60 minuti, quindi bene o male, visto che questo ha la batteria più, come si dice, più piccola, penso che la ricarichi nello stesso tempo. In questo momento siamo sul mio banco prova. Come vedete, queste sono le punte di cui vi parlavo prima della Parkside. Sono nuove, ora le apriremo, prenderemo quella più grossa e testeremo il prodotto sotto sforzo. Vedremo come si comporta con una punta di diametro 35. Prima però faremo anche un buco con una punta del 6 su un tubolare di ferro spesso 3 mm.
Mi sono dimenticato di dirvi cosa c'era contenuto nella scatola, anche perché la scatola è molto minimale rispetto al trapano a percussione. Se vi ricordate, nel trapano a percussione c'erano un set abbondante di punte, anche se non erano di ottima qualità, c'erano punte sia del ferro che del legno e che del muro. In più aveva anche contenuta un set di inserti come si chiama? Con l'inserto a stella e anche con l'inserto per il cacciavite piatto. Invece qua troviamo proprio pochissimo, troviamo il classico caricabatterie, che è lo stesso che c'era contenuto nel trapano a percussione, la batteria, che anche questa è identica, ha lo stesso voltaggio, quindi sono intercambiabili. E come inserti troviamo soltanto questo, che è quello che vi ho fatto vedere prima, che si può comodamente riporre dove c'è la calamita. Ok, ora dopo averli messi tutti e due sotto sforzo, notato che nessuno dei due è surriscaldato, nessuno dei due emette un minimo accenno di calore. Chiaramente è quasi completamente scarica. Se vi ricordate, l'abbiamo testato sia sul ferro, poi addirittura sul legno massello abbiamo fatto un buco da 35, di diametro da 35, e sentivo che sforzava, quindi l'abbiamo messo anche lì sotto sforzo, poi l'abbiamo fatto andare per tantissimo tempo, eppure non si è surriscaldato. Siamo giunti al termine della recensione, dopo aver provato per bene questo prodotto che abbiamo messo veramente sotto sforzo. Abbiamo provato con una punta del 35, una punta del legno del 35, una punta del 6 sul ferro e in più l'ho lasciato andare per più di 20 minuti. Chiaramente nel video ho dovuto fare un taglio perché altrimenti sarebbe durato troppo. Messo sotto sforzo non ha scaldato minimamente. Pensavo di trovarlo bello caldo, difatti li ho fatti partire tutti e due, sia quello della Milwaukee che questo, per vedere quanta differenza c'era di calore. Invece mi ha stupito veramente, non ha riscaldato, quindi anche messo sotto pressione si è comportato da Dio. In confronto invece al trapano percussione, se vi ricordate il trapano percussione l'avevo usato in cantiere, dopo quattro buchi era già abbastanza caldo e quindi ho dovuto farlo riposare una decina di minuti quando si è raffreddato un attimino. Ho fatto anche gli altri buchi, così sono riuscito a montare la porta finestra. Quindi questo è un prodotto che mi sento di raccomandare. Se qualcuno avesse bisogno di un trapanino da tenere in casa, questo va benissimo. Poi
Ricordatevi che sia le batterie che caricabatterie si possono usare con un altro prodotto, sempre della stessa linea, quindi anche questo è un punto a suo vantaggio. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Ci sentiamo la prossima settimana.